Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus al lavoro senza protezioni e se ti lamenti ti licenzio. Post su Facebook sulla carenza di mascherine in fabbrica, è stato licenziato. Video anonimo, poi ripreso dai giornali online e TV che testimonia in quali condizioni operano gli addetti delle residenze socioassistenziali diventate focolai. Richiamo disciplinare al presunto autore. In alcuni casi la voglia di difendersi durante una pandemia è costata caro a chi ha denunciato i problemi. Coronavirus, il sindaco di Bergamo ha detto: persone in giro senza mascherina o troppo vicino, usiamo la testa. Non sono bastate centinaia di morti? Domenica mattina, dopo una passeggiata sui colli, era tornato a casa rinfrancato. Tutti avevano la mascherina e mantenevano la distanza di sicurezza. Ho visto però delle foto che ritraggono le persone senza mascherina. C'è tanta gente che non ha usato prudenza. Per favore, adesso che si va a riaprire, cercate di usare la testa. Bisogna affrontare la vita quotidiana rispettando semplici regole. Ne va della nostra salute e ne va di ritrovarci ancora nei pasticci. Così un video su Facebook, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, alla vigilia della riapertura ha lanciato un monito ai cittadini, preoccupato per il mancato rispetto delle regole. Nel post appunto che accompagnava il video ha scritto: le foto mi hanno preoccupato, fatto molto arrabbiare, non sono bastate centinaia di morti nella nostra città? Vogliamo ritrovarci tra un mese di nuovo nei guai? Ve lo chiedo di nuovo, per piacere, metteteci serietà, impegno e rigore. Coronavirus, test sierologici ai dipendenti dell'Università Bicocca di Milano, screening utile e scopriamo la diffusione del Covid-19. L'Università Bicocca di Milano, insieme a Multimedica e Shine Lab, sta svolgendo in questi giorni test sierologici sui propri dipendenti con l'obiettivo di monitorare e osservare la diffusione del virus Covid-19. Questi test ci dicono quanti soggetti hanno avuto sono venuti appunto in contatto e hanno prodotto anticorpi per il coronavirus, lo afferma Lorenzo Giovanni Mantovani, direttore dell'unità di ricerca della clinica IRCCS Multimedica. Questa è la prima settimana completa di test, ha detto. A fronte di 190 inviti che abbiamo inviato, abbiamo ricevuto circa 160 adesioni, sottolinea Guido Cavalletti, prorettore alla ricerca appunto della Università Bicocca di Milano. Inevitabile un riferimento al costo che un test di questo tipo può avere. A dare un'indicazione di massima per quanto riguarda le cifre, Marco D'Orso, responsabile del servizio medicina del lavoro di SINLAB Italia, che afferma: ci sono delle regole diverse di regione in regione e ci sono differenti tipologie di reagenti. Ad oggi il costo va dai 50 ai 70 euro. Test sierologici in Lombardia appunto li fa il privato e Fontana dice risconsiglio, e sui rimborsi dice autorizzati solo se poi il tampone è positivo. Questi test non devono gravare sulla sanità pubblica, ha detto qualche giorno fa l'assessore Gallera, e se risulta positivo il cittadino è tenuto a fare il tampone sempre dal privato a pagamento. Ora il governatore fa retromarcia ma solo a metà. Provvederemo a rimborsare la tariffa solo se è confermato positivo, ha detto, e aggiunge: con l'ultima delibera abbiamo dato la possibilità ai medici di famiglia di prescrivere i tamponi, meglio non affidarsi al fai da te. Coronavirus, la denuncia dei precari, docenti in aspettativa rientrati in massa con la didattica a distanza. Abbiamo perso posto e stipendio, hanno detto. L'articolo 121 del decreto Cura Italia prevedeva che le scuole avrebbero potuto prorogare i contratti di supplenza breve e saltuaria al fine di favorire la continuità occupazionale e soprattutto la continuità didattica. Ma ad aprile le cose sono cambiate di nuovo e tanti supplenti da nord a sud si sono trovati d'improvviso senza lavoro né retribuzione. Notizie da Napoli e dalla Campania. A Napoli il comune dice: matrimoni civili all'aperto e piattaforme di legno sulle scogliere. Matrimoni civili all'aperto e non più solo nella loggia del maschio angioino oppure nella municipalità. Più pedonalizzazione e una piattaforma in legno sulla scogliera. Sono alcune delle misure su cui sta ragionando il Comune di Napoli in vista dell'estate per allargare la fruizione degli spazi e affievolire il rischio di assembramenti, spiega così il sindaco Luigi De Magistris in un post.
De Magistris dice ordinanza di De Luca a mezzanotte, oggi è il caos per regolamentare l'attività di stamattina, il presidente De Luca ha fatto un'ordinanza ieri a mezzanotte e quindi è il caos più totale. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris intervenendo a Non Stop News su RTL. Credo sia un fatto di campagna elettorale a cui si stanno preparando alcuni presidenti di regione, ha aggiunto De Magistris interpellato sui contrasti tra regione, Campania e governo. Notizie da Treviso e dal Veneto. 7 ore di telefonate al giorno, il medico di base nell'era del Covid. Una giornata nell'ambulatorio del dottor Bruno Di Daniela che ha detto visitavo 30 pazienti, oggi solo 5. Fase 2 a Treviso riaprono bar, locali e negozi, insomma c'è la carica dei 20.000. Oggi 18 maggio circa 50.000 addetti hanno ripreso il lavoro e Capraro ha detto la luce in fondo al tunnel è ancora lontana. Il cavallo ferito da un camion lo travolge in rianimazione il patron del Team Bosco, gravemente ferito il noto presidente della squadra ciclistica di Orsago, Alberto Benedetti, che stava portando il nipote a fare una cavalcata nei campi. Ala spezzata, cucciolo di pinchio rosso salvato da 2 bambine, è successo domenica 17 maggio nella frazione di Tovena. 2 bimbe di meno di 10 anni hanno trovato il volatile ferito in giardino e hanno chiesto l'aiuto dei rangers volontari. Incendio in Canziglio, brucia la casera dei partigiani, danni ingenti, rogo provocato dall'uomo, resta il mistero sulle cause. Non si esclude il dolo, ma l'ipotesi di un incidente resta la più probabile, danni ingenti all'interno della struttura. Notizia del Friuli Venezia Giulia, positivi fuori casa, 7 denunce a Trieste, ieri sono calate ancora le multe in Friuli Venezia Giulia, 5 le denunce per altri reati. Ieri ultima giornata prima delle attese riaperture in vigore da oggi che si conferma l'ottimo trend del rispetto delle norme da parte dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. A fronte di 2052 verifiche delle forze dell'ordine infatti sono state solo 17 le multe, calano anche gli altri reati con 5 denunce. Perde il controllo della moto, ferito il centauro, incidente nel pomeriggio di ieri a Versegnis. Un 64enne è finito in ospedale, perde il controllo della sua moto lungo l'ex provinciale 1 a Pozzis di Versegnis e rovina malamente sull'asfalto restando ferito. È successo come dicevamo nel tardo pomeriggio poco prima delle 19. Il centauro è rimasto sempre cosciente ed è riuscito a chiedere aiuto telefonando al 112. Si tratta di un friulano di 64 anni residente nella zona di Udine. Gorizia, auto si cappotta sulle vetture in sosta per il giovane conducente, si è temuto il peggio, ma per fortuna ha riportato solo ferite lievi. Un giovane cittadino sloveno ha perso il controllo della sua vettura appunto la notte scorsa in via della scuola agraria Gorizia. Si è cappottato ed è finito contro tre auto in sosta danneggiandole. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari con l'ambulanza, i carabinieri del comando Isontino e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area dell'incidente. Non li sentono da giorni 2 morti in casa, un uomo di 62 anni è stato trovato deceduto a Pasianti Prato, un altro di 61 anni invece a San Pier di Sonzo. Non rispondeva da 2 giorni al campanello di casa e i vicini si sono allarmati anche perché le tapparelle non erano state mai alzate e non si vedevano luci la sera. Così è scattata una chiamata al 112 che ha fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco e del comando di Udine insieme ai carabinieri della stazione di Martignacco a Pasianti Prato. Fiamme nella notte, distrutta una casa di 2 piani, vasto incendio a Brugnera, l'allarme è scattato alle 22, per fortuna nessuno è rimasto ferito, un violento incendio scoppiato poco prima delle 22 ha danneggiato gravemente un'abitazione a Brugnera, l'allarme lanciato dai vicini di casa è scattato al levarsi delle prime colonne di fumo. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione. Thank you.